Ho messo da parte tre oggetti che mi rappresentano. Questa gondolina di plastica del Gochnagrad di Kloster. Io sono nata nei Grigioni, ho abitato i miei primi 6 anni di vita in cima alla montagna, 2200 metri. Mi ricorda proprio la mia infanzia. Per andare all'asilo dovevo prendere questa teleferica 2 volte e a volte mi capitava di non poter rientrare a casa la sera perché c'era troppo vento. Il secondo oggetto è un Tastevin, un wine taster, l'antenato del bicchiere, quando ancora il vetro non esisteva, nelle cantine si degustava il vino con questa ciotolina. Il vino nella mia vita ha un'importanza. Sono nipote di uno chef e nipote anche di un viticoltore che produceva vino in Piemonte. Mio papà poi a suo tempo ha avuto un commercio di vino e non un'enoteca. Anch'io mi occupo tutt'oggi ancora attivamente di un'azienda che commercializza vino in tutto il mondo. Per finire vorrei mostrare quest'opera d'arte che rappresenta l'albero della vita di Niki de Saint-Phal, col tema principale l'amore, il tempo. E infatti il titolo è Viva l'amore. Come molti di voi avranno capito, questa non è un'opera originale di Niki, ma è un'opera realizzata dai miei 2 bambini, Jacopo e Lucrezia, che rappresentano mamma e papà innamorati. Il terzo oggetto rappresenta la mia famiglia, mio marito e la mia passione, l'arte, che mi ha portato a realizzare il mio sogno di poter lavorare nel mondo dell'arte con la mia galleria, con gli artisti. Anche oggi, grazie a Sebastiano, sono qua a raccontare di quello che io amo fare ogni giorno.